Ecco la prima corsa della metropolitana che da oggi parte direttamente da Piazza Garibaldi ed arriva a Piscinola in 33 minuti, con una frequenza di un treno ogni 7-8 minuti. Una sola tratta collega finalmente l'intera rete della linea 1 grazie all'apertura della sua 17ª stazione per raggiungere i 18 chilometri di rete. Sia una rete per chi arriva a Napoli e si potrà muovere molto più agevolmente di prima, ma anche una rete per chi si deve spostare a Napoli collegando, questo sì, un progetto di coesione sociale, i vari quartieri tra di loro. E poi non dimentichiamo che a metà dicembre il CIPE ci ha approvato il progetto di prolungamento di questa metropolitana fino al centro direzionale Poggio Reale Aeroporto Capo di Chino. Quindi questo mese di dicembre segna veramente un concreto rilancio del trasporto pubblico a Napoli dopo mesi e mesi di sofferenza. La corsa inaugurale stamattina con arrivo alla stazione Garibaldi, che è da oggi un nodo di interscambio strategico e di collegamento tra la periferia ed il centro della città con le ferrovie nazionali, l'alta velocità, la circumvesuviana ed il passante ferroviario metropolitano linea 2. Una grande svolta che abbiamo fortemente voluto, voglio ringraziare tutte le lavoratrici e lavoratori che hanno consentito tutto questo, un lavoro di squadra straordinario, grande professionalità, competenza e abnegazione, tra qualche giorno anche la prima pietra che va verso il centro direzionale, non ci fermiamo, però oggi possiamo dire che è una tappa veramente eccezionale e storica per la nostra città, anche per la riqualificazione di tutta la zona di Piazza Garibaldi.